Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con la storia di Alan Wake 2. Nell'episodio scorso abbiamo terminato il secondo capitolo con Alan Wake che è uscito finalmente dal lago, però è preoccupato perché comunque l'entità oscura ha cambiato qualcosa, ha cambiato diciamo la storia. Quindi vediamo un po' come si ovviamente evolve la situazione, se inizieremo anche ad utilizzare il nostro Alan rispetto a Sora. Allora, incominciamo subito, facciamo continua e andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Allora, aspettiamo che carichi. Ok. Sì, questa l'abbiamo già vista, in verità. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes. I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Sì, questa è la parte finale del secondo capitolo, insomma. Sapete che non mi ha salvato quando ho stoppato l'ultima volta. Vabbè, ci rivediamo questo per riunirci poi al prossimo, insomma. Are you okay? No, it's my fault. He got out with my face scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Ah sì. Ah, questa è la fine del, come ho detto, del secondo capitolo, quindi andiamo avanti e effettivamente iniziamo quello nuovo. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then the flooding just disappeared. The crazy forest. Sì, ma non so se hai notato. Who I think it is. Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Ah, okay. Lo lasciamo tutte nei mali di Casey. Am I still in? Is this the dark place? No, it can't be. I got out. È uscito. Allora, vabbè, mentre questi parlano, loro opzionale per lui installare precedentemente inondata con Bright Walls. Ok, qual è l'area precedentemente inondata? Dovrebbe... A parte noi dove stiamo qua... Sovrapposizione, qui è dove siamo partiti praticamente, quindi l'area dovrebbe essere questa zona qui, o proprio tutta questa zona. Vabbè, torniamo indietro, aspetta che c'è qualcosa che... Ah vabbè, la radio e... Tour dell'avventura, ne abbiamo uno solo, non so, mi dava come se non l'avessi... Could be further clues out there. The flooding disappeared suddenly. Una quasi ritirata, ok. Aspetta però, ho messi male con le munizioni e quant'altro. Speriamo di non incontrare nessuno perché, insomma, come
difesa non siamo proprio al top top. Vabbè, tiriamo se sta torcia, anche se effettivamente non si vede un bel niente. Questa in teoria è tutta la... scusate. È tutta la strada che abbiamo fatto in precedenza mentre combattevamo con Nightingale. Che tra l'altro... non sappiamo se effettivamente l'abbiamo sconfitto o meno. Articcio anche il riflesso della finestra con le mie spalle, quindi si vede ancora di meno. Spero di stare andando perlomeno nella zona giusta. Vediamo un attimo. Ok. Qui c'è una, tipo una stradina secondaria. Vediamo un attimo. Però non mi ci fa andare. Non so se effettivamente questa oppure no. Ah no, ci sono già sulla stradina secondaria. Ok, vabbè. Allora procediamo in avanti. Sì, questa è la strada che abbiamo fatto con Nightingale all'inizio, proprio nel primo episodio, quando siamo usciti dal lago. Che abbiamo visto appunto sta alberone grosso. E che abbiamo rifatto con lei... dell'ultimo appuntamento, quando abbiamo appunto combattuto con Nightingale, abbiamo fatto il rituale e quant'altro. Ok, questa già tira fuori la pistola, quindi puoi voltarti rapidamente premendo rapidamente. Ok, il problema è che è con... a parte che vabbè, è strana sta cosa. No, stavo a vedere là, è mezzo tramonto, qua si è fatto già buio, che ha la pistola in mano, questa appunto non me la... Oh, cazzo è sto lupo? Ma pure i lupi ci stanno? No, dai, ma è vero? Cazzo, c'è tua? Quanto pare sì. Aspetta, guardate che c'è una mira troppo sensibile. Vabbè, poi lo guardo un attimo. Andarò veramente troppo sensibile. Aspetta, fatemi curare. No, no. Ammazza prima che... ti passa un attimo qua. Teoria qui non dovrebbe venirmi a rompere le scatole. Quelli lupi si sono incazzati ora. Cazzo vuoi, mortacci? Certo, corpi dannazioni. Vieni fuori. Vieni fuori. E vabbè. E niente. Finite le munizioni. Ma che gli racconti le barzellette? Arcucciuta. Niente, raga, qua vedo duro. Cazzo gli racconto? Prova a andare. Cittua. Niente, devo morire praticamente. Come cazzo faccio? Aspetta. Eccoli. Grandi. Aspetta, aspetta, aspetta. Che ci stanno come nel primo. Basta. Come nel primo ci sono le parti in cui sicuramente troviamo i rifornimenti. Vedete sul... aspetta che sto... niente. Ancora mi devo trovare col sistema di combattimento. Non lo so. Ancora non riesco a trovarmici. Comunque, buono che ci stanno le zone con i rifornimenti, perché veramente qui stiamo un attimo al limite. Sì, aspetta un attimo però prima che dobbiamo... qui ci abbiamo un altro problema più importante. Allora, io direi di correre direttamente qua. Ci tua. Ovviamente la luce, se stiamo combattendo, si toglie, quindi devo prestare attenzione. Vieni qua. Cazzo sei? Colo.
Ammazzato? Sì, direi di sì. Allora, qui c'erano i rifornimenti. Ok, uno sta qui. Che c'è qua? La pagina? State sì, sì. Pagina del manoscritto, ottimo. Poi qua. Ottimo. E niente, colpi niente. Però qua ne abbiamo trovati altri. Poi si chiama anche le frecce. Ok, dai, facciamo un po' più di... de raccolta di munizioni. Dovrebbero portarci alle... Ok, vedi? Che c'è qua? Ah no, chiave cassa torrente. Aspetta un po' che ho pigliato. Vabbè, sto a premere tutti. Sì, chiave cassa torrente. Ok, quindi dobbiamo trovare una chiave. Ma va a trovare dove sta sta chiave. Cioè, dove sta su sta cassa. Però aspetta, qua ci sono delle altre frecce, quindi sicuramente, a meno che sono le stesse. No, mi sa che sono le stesse. Sì, sono le stesse che ci portano là. Allora, aspettate un secondo, vediamo un attimo. Quindi la zona, infatti, si è liberata. E quindi proseguiamo lungo la strada e vediamo di trovare qualcos'altro. Ma effettivamente pure gli animali ci volevano. Allora, intanto curiamoci, visto che c'è un attimo di... come si dice, the break. E mettiamo pure le torce qua. Mancano un po' le batterie per la torcia. Sembra tutto molto più limitato da questo punto di vista. Quindi bisogna prestare attenzione, soprattutto nella mira, di evitare di... Occhio, là c'è qualcosa per terra. Evitare di sprecare troppi colpi. Forse... no. Sembra una cosa da pesca, però... potrebbe essere. Diamo un attimo una nota. Pescato di oggi. Una perca gialla e un luccio di medie dimensioni. Ho quasi preso una trota di lago, ma se l'è svignata. Ho visto un forestiero camminare nel bosco appena prima dell'alba. Aveva un binocolo... un binocolo, cannocchiali o qualcosa del genere. Prendeva appunti. Non mi ha notato. Bene, non voglio attenzioni. Pescare di oggi è solo un vecchio stivale di gomma. Di nuovo i soliti tipi strani che gironzolano. Li ho evitati come sempre. Nessuno fa caso a un vecchio pescatore tranquillo, nemmeno in pesci. Sta usando poi è finito il pescatore qua. Quindi non è questa manco la cassa. Ok, quindi qua è chiuso. Vediamo sto ponte. E più che altro la chiave che abbiamo trovato. Chiave e cassa torrente. Chiave della cassa della setta presso il torrente di Cauldron Lake. Devo trovarla però sta cassa. Spero che sia da ste parti a sto punto. Vediamo un po' se mi ci fa andare. Tutto, godiamoci il paesaggio. Non c'è più il cottage nell'isola lì al centro. Però ci si va da qua. Ecco la torrente contro un lake. Ottimo, proprio un'altra zona questa. Eh sì. Bella grossa comunque questa zona, eh. Vediamo un po'. Dai. Oh, sta telecamera. Cazzo è successo? O un riddle? Si hanno fatto un rituale, ma che è? Mi ricordo le filastocche che leggeva Logan quando era piccola. Un uccello per la luce, due per l'oscurità, tre uccelli per lottare, quattro e si combatterà, cinque uccelli per ferire, sei per il dolore, sette per la fine, qualunque essa sia. Bene. Ok. Ci devo mettere per forza qualcosa sopra. Questo tipo il mare e il cuore, che è il cuore dei Nightingale? No. La casa? Non lo so. Però sicuro dobbiamo metterci qualcosa. Questo? Niente. Niente. Qua che c'è?
Una che? Questo souvenir perfetto per Logan. Una molletta. Bambola corvo. Aspetta un po'. Non è che la devi piazzare qui? A parte che qua non c'è manco nessun corvo. Però dice un uccello per... Ah, aspetta, un uccello per la luce. Vedi? Something feels different. I should look around. Meglio dare un'occhiata. Che cazzo è successo? I ciondoli hanno vari benefici. Equipaggio ripensandoli al braccialetto. What? I nemici barcolano più facilmente. Sposta. Ok. Quindi uno aumenta la salute massima e l'altro i nemici barcolano più facilmente. Beh, spero che così siano equipaggiati. Dice che qualcosa è cambiato. Ok. Quindi però aspetta, mi dice che me ne servono... C2! Fanculo! Togli un corpo! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, mattacci! Che cazzo stai? Vabbè, hai capito però! Mi pare che barcolino più facilmente. Vieni qua, che vorrei tenermi la torcia, dannazione. Ok, morto. Forse. Sì, direte sì. E niente, però il cosetto me l'ho sorpreso. La bambola del corvo me l'ha sorpresa, però non mi fa più interagire con la filastrocca, quindi... Non lo so. Ma sti cosi, una volta ammazzati, niente, scompaiono pure. Devo imparare a schivarli perché altrimenti mi finiscono le bende. Non è che ce n'ho poi. Questo che è antidolorifici. Farmaci contro il dolore ripristinano istantaneamente piccola quantità di salute e ulteriore quantità di vita nel tempo. Ok. Allora, qui direi che abbiamo preso tutto quanto. Vediamo un attimo. Sì, abbiamo sempre la pagina del manoscritto da leggere. Poi li leggiamo un attimo con Chiarma. Magari ne troviamo qualcun altro. Quindi sono rimasto comunque con 13 corpi. Un po' pochini. Devo trovare sta cassa che... di cui ho la chiave, ma devo trovarlo. Sicuramente là ci sarà un bel po' di roba. Spero. Qua si scavarca? Sì, ci sarà ampica. Ok. Do cazzo sto, eh? Ok. Ha fatto una... Questo è un cottage privato. Ha fatto una deviazione... abbastanza impegnativa. Vabbè, l'importante è ricordarsi di passare un po' ovunque. Questo qui che c'è? Aspetta, qui c'è roba che... sembrava protetta dall'oscurità, invece no. Un'altra pagina del manoscritto. E allora aspettate, fate male a leggere perché va a finire che se perdiamo qualcosa. Allora, Saga brucia la sosta oscura. La sostanza. Tornata a Whitlade, Saga puntò la torcia verso la strana sostanza oscura. La stessa che Netting l'aveva lasciato nell'obitorio. C'era qualcosa nascosta sotto di essa, difficile da vedere. Nei suoi occhi c'era l'apposto delle macchie solari, più nere del nero. All'improvviso qualcosa cambiò. La luce reagì alla sostanza e Saga percepì una sensazione che raggiunse il braccio. Saga strinse la torcia come a voler penetrare la materia oscura. Voleva bruciarla via. I luoghi degli omicidi. Per potersi manifestare una sovrapposizione del luogo buio aveva bisogno di una piccola spinta da entrambe le direzioni. La realtà del nostro mondo veniva erosa da una storia oscura ripetuta e legata a un luogo. È un contrappunto,
Un'opera d'arte, una storia dell'orrore, creata nella profondità del luogo buio per collegare la storia dall'altro lato, per attraversare il velo ormai indebolito. La storia di un uomo di legge di cui il cuore venne strappato via dal petto, due uomini corrotti uccisi dalla loro stessa ambizione contorta, una vecchia perseguitata annegata in una vasca da bagno, riflessi distorti nell'altro lato dello specchio. Storie che perforano la realtà, che amplificano l'influenza del luogo buio. Questi elementi, tutti insieme, dietro vita un rivolto che divenne un torrente, un buco nero, un vortice, e l'arte, la mappa, divenne il territorio da incubo in cui il luogo buio sconfinò nella nostra realtà, ricoprendola nel punto di sovrapposizione, facendo sì che la realtà si distorse ed entrasse in un circolo vizioso come in un brutto sogno, rimodellando tutto e tutti in orribile oscurità. Bene, qua mi dice sempre che c'è qualcosa. Ok, ma me l'ha sbloccato. E qua niente. E niente, torniamo indietro. C'era nient'altro qua, eh? Proprio che c'ho pochi corpi, ma soprattutto anche poca batteria per la torcia. Quindi resta un attimo più attenzione qua. Sti simboletti forse è niente, spero tasto, forse stanno a indicare che c'è qualcosa da ste parti. Vediamo un attimo. In teoria c'erano anche quelle, eccolo. Infatti stavo a dire c'erano quelle pietre colorate per terra. Ok, ottimo. 9 ne ho presi. Naturalmente riuscirai a trionfare, altrimenti non saresti l'eroe, ovvio. Ok. E però prima di allontanarci vediamo un attimo che c'è qua dentro. Il problema è che se dovessi combattere con qualcuno potrei avere dei problemini, perché abbiamo veramente pochi proiettili. Ancora queste... infatti. Un'altra volta. Aspetta un po', vediamo se c'è un'altra statuina magari. Oppure qua. No, non c'è, pare niente. Vediamo un po'. Allora, l'impavida eroina si mise in viaggio per drizzare un torto. Dal bosco arrivò il lupo così affamato e ingordo che divorò quel che trovò nella casa incustodita. L'eroina tornò, ma aveva perso ciò di più caro aveva nella vita. Tensione. Guarda come affine sta figlia, eh. Però non, qua non mi dice dove metterla. No, qua no. Qua no. Qua. Qua no. 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 Forse però qui non è... Non so corvi, dovrò metterci qualcos'altro. E vabbè, andiamo dentro. Vediamo questi 13 corpi se riusciamo a fare qualcosa. Soprattutto a trovare qualcosa. Iniziamo, eh. Iniziamo. Computer. Password, amministratore. 1, 2, 3, 4. No, se può. 5. Niente, la devo trovare. Password da amministratore. Un sacco di porte, un sacco di... Sì, mi piace sto posto però, eh. Assolutamente non mi piace. Dai che mi servono proiettili, dannazione. Sfonda tutto. Manoscritto, no. Allora, consiglio del giorno. Se la natura chiama durante un'escursione, prima di rispondere controlla la direzione del vento. Osservazioni. Scusate. Degli escursionisti hanno spezzato i rami di alcuni alberi vicino al lago per accendere un falò illegale. Ho cercato di dimensionare
di rimediare a parte dei danni bagnando tutta la zona, magari aumentare il numero di cartelli informativi? Ho trovato anche delle tracce che non ho riconosciuto, piuttosto grosse, un ghiottone o impronte umane parzialmente cancellate? In ogni caso seguivano schemi strani, potrebbe essere un animale malato, terrò gli occhi aperti. Aspetta che ce n'era un'altra qui. Poesia del giorno. Il sole quando dorme non conosce i problemi dell'uomo, che corre, si agita, si affanna e si affligge, prova invidia per il suo beato riposo. Osservazioni. Ho raccolto un bel po' di spazzatura lasciata dai turisti, nonostante le mie raccomandazioni la gente fa schifo. Pensiero del giorno. Ogni maestoso albero un tempo non era che un seme. Osservazioni. Un sacco di nuovi alberi in zona. Alcuni alberelli che ho piantato tempo fa crescono a vista d'occhio. Deve essere per via di tutta questa pioggia, che a me non dispiace. Il rumore aiuta a dormire. È incredibile cosa riescano a fare una buona notte di sonno e una tazza di tè caldo. Ma qui non c'è... indicazioni. Sta paperella. Indicazioni sulla password. Andiamo a vedere su. Qui non ci sia niente. Ah, qua sopra. Rest easy, buddy. E niente paura. Ma perché cazzo devi spegnere la torcia? Io non lo so sta cosa. Vabbè, non lo puoi tenere acceso. Cioè la torcia accesa mentre la carezzi. No, no, devi stare lì. Spegni la torcia. Cazzo era? Mi sembra di aver visto qualcosa. Ancora queste telecamere. Ma cazzo ci facevano qua dentro? Allora, siti di test Condron Lake, Witfinder Station, Riva del Torrente, Cottage Vacanze di Condron Lake. Ok, vediamo un attimo, ci abbiamo appunto degli indizi ora. Tabellone del caso. Casi, allora, porta pranzo ed Alex Casey. Porta pranzo trovato fuori dal cottage del Ranger dei Condron Lake. Sì, dove lo metto? A caso? No. Qui? No. Perché mi zoomba a caso, scusami, eh? Questo sicuramente va qua, infatti. Dentro c'era una frase motivazionale. Qualcuno mi sta aiutando. Quanti ne so qui? Ancora un po'. Spero di non... Di non lasciarmene qualcun altro indietro. Questo che cos'è? Filastrocche. Ah, questo è un nuovo filone. E più sai di tutto il resto che vedo in giro, direi. Ok. Oddio, quanti ce n'ho. Allora. Queste filastrocche misteriose sono sparse per la zona. Perché sono lì? Chi le ha scritte? Allora, fascicolo FBC che menziona... I luoghi sono... Vabbè, la riva del torrente, questo l'abbiamo visto. Mettere in scena la filastrocca ha fatto cambiare l'ambiente. Qua? No? Qui? No. O è una e l'altra? No. Qua no? Cazzo va questa, scusa? Ah, c'è un'altra qua sotto. Eccole, non l'avevo visto. Risolvere l'enigma ha cambiato la realtà. Cosa sta succedendo? Questo è un ciondolo. E l'abbiamo preso. È apparso un ciondolo. Da dove è sbucato? Chissà se ce ne sono altri. Filastrocca trovata vicino al ponte di Condron Lake. E... Aspetta, quindi questa va... Qua? No? Questa va qui. Una filastrocca sulla conta delle cornacchie. Ciascun numero ha un significato diverso. Ecco, poi c'è questa bambola qui. Ok, proprio sotto al cervo. A me sembra più un gufo. Ho trovato una strana filastrocca su un foglio di carta con disegni di un bambino. Questa dov'è? Qua? No? Qua. Cos'è questo? Perché il treppiede è una specie di esperimento? Infatti non si è capita sta cosa. È anche decisamente inquietante, direi. C'è pure una torcia. Questa è la bambola dell'eroe, quindi tecnicamente questa potrebbe funzionare giù.
Non è che c'entra la figlia, no? Chiaramente che ci sono dei bambini qua dentro. Allora, ricerca sugli effetti di alterazione della realtà scoperti nella zona di Condron Lake, che utilizzano narrative e arte come fonte, per poi farmi materializzare i risultati. L'intervento dell'FBC in questo progetto di ricerca è sperimentare con le filastrocche, d'ora in avanti denominate narrativa, nel tentativo di ricreare le condizioni alle quali la scrittura si trasforma in realtà. L'ipotesi è che esistano due modi in cui la narrativa influenza la realtà, riflettendo eventi accaduti ma non noti ai creatori successivi, il cui atto creativo diventa la catalizzazione per eventi passati che a loro volta fungono da fonte di ispirazione, oppure la narrativa stessa che, con forza motrice del tempo presente, usa il creativo come tramite. Nell'esperimento creeremo filastrocche con funzioni specifiche e poi useremo le bambole e i simboli raffigurati a seconda delle esigenze, attraverso un preciso processo di testo, con lo scopo di far manifestare la storia raccontata dalla narrativa. Per raccogliere una gran quantità di dati verranno testate diverse combinazioni con bambole, simboli e rime, sperando che appaia uno schema. I metodi verranno modificati durante il test a seconda dei risultati ottenuti. Ok, quindi questa è una spiegazione, diciamo, tecnica di quello che... C'è altro? Perché mi dice ancora da... No. Direi che è tutto qui. Io però continuo ancora a non trovare... Beh, piano però, metti che c'era qualcuno al bagno. Sei entrati sfonnata sta porta. Sono ancora senza cacchio di proiettili. Quindi tecnicamente ora con la statuetta potremmo uscire giù. Il problema è che io qui non ho ancora trovato la password. Possibile che da qualche parte non c'è scritta? Nuovo utente amministratore, password... Non mi pare che da nessuna parte parlasse di password. Se c'è, però, vuol dire che da qualche parte uno ha la possibilità di recuperarla. Magari non qui. Dai. Vabbè, andiamo fuori, vediamo un attimo. Allora, tecnicamente ora abbiamo la bambola. L'impavida eroina si mise in viaggio per addrizzare un torto. Nel bosco arriva il lupo così affamato e ingordo che divorò quel che trova nella casa incustodita. L'eroina tornò ma aveva perso di ciò di più chiaro aveva nella vita. E quindi qua tecnicamente devo mettere... però ma non mi dice... Proviamo qui? No... Non so se me le devo mettere entrambi. Come cazzo funziona? No, me ne rendo conto che no. Però io non ho idea di come vadano messe. Keep trying. Nah. Cosa lei? Scusa, non so che non succede niente. Think, Saga. Pensa. Un po' vederini si mise in viaggio per addrizzare un torto. Viaggio, quindi qui. Mi viene da pensare. Dal bosco arriva un lupo così affamato e ingordo che divorò quel che trovò. E ci deve essere il lupo qui. Nella casa incustodita l'eroina tornò, ma aveva perso ciò di più chiaro aveva nella vita. Questa mi viene da pensare che va qui, però. Forse mi mancano tutti gli altri ancora. Scusami, eh. Vabbè, non lo so. Torniamo indietro, vediamo, dai. Intanto teniamoceli. E poi si vede. Allora, vediamo un attimo come siamo come mappa. Scusate, raga, la luce, ma... Purtroppo è un po' un casotto qui. Ah, bambola lupo, vedi che non l'ho trovata. E c'è pure un contenitore. Vedi la roba che non me so... Che non ho preso. E contenitore? Contenitore. Acqua per terra. Infatti. Ottimo. Vabbè, ma date batterie, però... avrei preferito i corpi, però vabbè, sempre meglio di niente. Non ho capito se la cosa del lupo ora sta fuori o sta dentro. Forse sta sopra, però.
girato ovunque. Oh, no, no, ho girato ovunque. Non ho guardato qui. Che stai, lupo? Ok. Quindi mo ce ne ho tre. Posso scordare qualcos'altro, già che c'è stata un'occhiata. No, qui c'è la filastrocca. Però secondo me devo avere prima tutte le... tutte ste cose. Questo non può essere la cosa del lupo, scusami. Allora, l'eroina, se mise in viaggio, può essere questo. Qui, il lupo. Ah, e basta. I have a weird feeling something's changed. Ok. Ah, bastavano solo questi due. Qui ci volevo mettere pure quell'altro, figurate. Quindi qui qualcuno ci sta dentro ora. Ci sono le impronte. Secondo me è uno stronzo del lupo entrare dentro. Quindi queste mo me li posso via. Ok. What is this? Succede che è entrato dentro. Sì, chiaramente qui. Che palle. Jesus. Che cazzo ha fatto? Dove cazzo sta soprattutto? Sopra, ovviamente. Andiamo su, dai. Spero che 13 colpi bassino, se no non so come ammazzarlo. Dove cazzo sei? Another charm for my bracelet. Un centro per il mio bracciale. Ah, ok, posto così. No, che cazzo spegni la torcia? Ma mi ante buio. Buissimo senza torcia. Altro ciondolo. Che ci fa questo? Ciondolo, tazza di caffè. Ti salva dalla morte, ma poi vai in frantumi. Ah, ok. Speriamo di non doverlo usare. Questo è... tipo una rinascita. E niente, vabbè, quindi questo l'abbiamo finito, direi. Queste sono rimaste qua, direi che non ho scordato niente. E no, filastrocca, qui c'è... vabbè, possiamo uscire, dai. Possiamo uscire. Ok, allora, sistemato anche un attimino la cam, così mi vedete meglio. Aspetta. Ah, la porta. Ok, direi che qui abbiamo fatto tutto. La finestrocca l'abbiamo completata, quindi possiamo andare via. Ora, la direzione è o il sentiero di prima che abbiamo scavalcato, però comunque dobbiamo andare verso il torrente. E lì dovrebbe esserci sta cavolo di cassa. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? Oh. I think I'm done. I'll meet you at the parking lot. Sì, aspetta. Ah, quindi la parte opzionale l'abbiamo fatta. Però aspetta, mi serve... voglio continuare comunque ad esplorare. Quindi questa era una parte che volendo potevamo anche evitare di fare, però perlomeno l'abbiamo portata a termine. Però ripeto, voglio continuare e se riusciamo a trovare sta cavolo di cassa non sarebbe male. Perché ho veramente bisogno di proiettili e di tutto quanto. Soprattutto se ci sono ancora sti cazzo di cose che vanno in giro. Allora, dall'Alaska attraverso Columbia Britannica, Washington, Oregon, fino alla California, in nord-ovest Pacifico, si estende su un'area molto diversificata. Qui si possono trovare 59 specie di piante e animali a rischio, compresi i lupi grigi e la possente orca. Gli ecosistemi della regione del nord-ovest Pacifico sono incredibilmente vari, comprendono catene montuose come la Cascade, come le Cascade e gli Olympic Ranger, oltre alle dense foreste circostanti. A ovest ci sono varie isole, mentre l'area est è ricoperta da altipiani desertici. Tra la fauna che abita il nord-ovest Pacifico troviamo petti rossi e gabbiani, scoiattoli e lontre, puma e cervi, coyote e prugioni, salmoni e aironi blu. Le paludi e gli stagni di questa zona ospitano un'impressionante varietà di fauna, ma i maestosi alberi come il pioppo nero americano, l'acero e foglia larga e il frasco dell'Oregon prosperano anche nelle zone umide. È un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura. Ok, soltanto se però non t'attaccano. Dai, qua qualcosa sicuramente troviamo. Cazzo. Dai, ma addirittura con i lucchetti, mortacci vostra. Non ci vado manca a sprecarlo il corpo, sicuramente non si romperebbe. Dove mi porta sta cosa? Allora, questa è la strada di prima. Rifamosela un attimo al volo, giusto per vedere se c'è qualcosa che mi sono perso.
E poi bisogna vedere anche quante pagine abbiamo per la modifica dell'arma, eh? Perché comunque per poi ce le siamo recuperate. No, direi che non c'è niente. Parte sto stronzo. Ci tua. Posso evitare Biallo? Un attimo in passetta. Cura, ma se. Sto troppo. Eccolo, ti pareva. È la direzione corretta almeno? Sì, che c'è appeso qua? No, quella con l'occhietto, dannazione. La luce in lontananza. Qui che c'è? Ok. Il torrente era qui, ma noi la cassa mica l'avevamo trovata. Chiave cassa torrente. Chiave della cassa della setta presso il torrente di Control Lake. Il torrente era là. Secondo me non ho guardato bene. Da qualche parte sta infrattata, dai. Ovviamente. Sicuramente qualche anfratto ci deve essere. Ci passa anche qualche simbolo. Tecnicamente dovrebbero esserci forse gli stemmi quelli loro con i triangoli. Che forse mi vanno ad indicare che effettivamente c'è qualcosa. Credo, eh. Non so dove stavo andando, ma continuo ad andare. Questa è sempre quella che ho trovato chiusa con l'occhietto? Yes. Possibile che Parco Giuda non si... No. Non è questa, dannazione. È torrente. Questa è. Questo è. Questo cottage privato io non ci sono nato. E allora qui era. Aspetta. Infatti è qua sotto. Abbassate. Grazie. Ok. Un'altra? Ma che cos'è? Allora, questo che vuole ora? Mamma corvo osserva. Nel suo nido sta. Veglia sui suoi piccoli. Del suo meglio fa. Per proteggere la casa della bestia che l'angustia, ma solo un eroe del cuore impavido, separare le due forse potrà. Allora, la mamma corvo osserva dal suo nido sta, veglia sui suoi piccoli dal meglio, quindi... corvo qua, eh? E l'eroe per proteggere la sua casa dalla bestia che l'angustia, ma solo in ore dal cuore impavido, separarlo i due forse potrà. Quindi qua in teoria il lupo e... Doesn't make sense. Capito, non ha senso, sto a fare delle prove, frate. That's it. Eccola. Vabbè, andava là. A separare perché andava in mezzo. Sì, che è cambiato però. Vabbè, noi ce le riprendiamo. Quindi qualcosa... Che è sto rumore? Il lupo. Già sta in ghia, tiè. Già sta in ghia. Non so cosa è cambiato. Questa è chiusa. Quindi questa mo è aperta, scusa. Contenitore. Credo che sia... Aspetta prima di andare lì. Alzate però. Alzate. Oh, generatore. Funzionerà? Forse sì. Vai. Ok, già che non è scoppiato direi che è buona cosa. Già che non è scoppiato e c'è anche della luce, quindi ottimo. Entra qua dentro. Olè. Ah, ok, questa è la zona relax. Ottimo. Allora, facciamo un bel salvataggio rapido. E anche una manuale che non è proprio male. Sovrascrivi. Grazie. Questo che è? Ospiti, Miriam e Matt, grazie per la splendida escursione. Infatti sono venuta da New York e ho adorato ogni minuto di questo viaggio.
Lori e Bob questa sentiera hanno visto giorni migliori. Cave, qui avete panorami magnifici. Signor Lockhart, posso suggerire di aggiungere qualche bella area di sosta lungo i tragitti? Così per il campeggio. Sì, camminare, godersi il panorama, piantare le proprie tende, godersi un bel pasto, rilassarsi. No, abbattere alberi, lasciare in giro spazzature, fare rumore e dare fastidio, causare incendi boschivi, ma soprattutto divertitevi sempre. Sì, tutto molto bello, però qua dentro se ci mettessero pure una scatola di... Che è qua? Eh? Manoscritto? Sì, pagina del manoscritto. Allora, leggiamocela subito al volo. La setta dell'albero. Tutti i bambini di Brentfall erano cresciuti ascoltando storie sulla setta dell'albero. Pazzi selvaggi che vivevano nel bosco. Satanisti che intonavano "Osserviamo nella notte" mentre eseguivano sacrifici di sangue nella foresta. O storie su cose non proprio umane, in agguato nell'oscurità. C'erano molte versioni della storia, ma tutte avevano in comune un elemento importante. L'oscurità e il bosco erano pericolosi. Da qualche parte, tra tutte le varie leggende urbane, c'è una verità segreta, la vera identità dei seguaci che si aggirano nel bosco, i veri volti celati dietro le maschere, le vere mani che impugnano i coltelli, persone vere con un obiettivo fosco. La foresta non era sicura, le persone facevano bene a tenere i propri bambini lontani da lì. Ok. Quindi... queste sono le batterie per la torcia, va bene, sta un po' messi un po' malino, eh? Soprattutto perché già sentivo quello che ringhiava. Vediamo un attimo se l'asse si è sbloccata la situazione. Guardalo che ancora che rompe il cacchio, dove cazzo sei? Te sento ringhiava, mica te vedo. Cazzo sta? Che se sta a mangiare? Eccola la cassa. No, ho trovato il ciondolo. Cazzo. Isho, siamo bene. Questo non faccio, però la sentite, mortasci tua. Ok. Pensa che sono due? O è sempre lo stesso? Perché se sono due sono cacchi. Non ho la possibilità di... Dai, ma perché non mi dice che... Scusa, ma questo sulla mappa mi dice che non è... Non è chiuso. Niente. Cioè, questo sì, mi dice... Portacci tua. Ma che posso controllare la mappa da solo? Niente, vabbè, mi conviene... Niente, lo devo ammazzare, se no sto stronzo a me. Mi viene sempre a rompere le scatole. C'ho 7 corpi in azione. Aie. 3 corpi. Vieni qua. Vieni qua. Dacci prima, vieni qua. Sì, però se mi vanno in maniera strana sti cosi, eh? Se mi vanno in maniera strana. Guarda come moro facile, guarda come moro facile. Curate, 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 curate. Niente, c'è un corpo solo. Ammazza adesso, non ammazzo più. Lo dovrei ammazzare quando si gira di faccia, però. Tipo così. Niente. Vabbè. Capito, fammela andare. Qual è la direzione? Vediamo un po' dritti qui. Perché qua c'è il fiume, ma ecco ci posso andare. Ah, eccola, mortasci. La roccia, roccia, albero, sei abbastanza brillante. Sono abbastanza brillante. No, porco Giuda. E niente, vabbè, sto coso mi ammazzerà. 2. 6 più 2? 8. Che cazzo vuol dire? Sei più due... Più tre. Tre più tre. 8, 6, me ne manca un altro, me ne manca.
parte che mi conviene cioè morire. Aspetta, però devo togliere merciondolo. No, aspetta. Fanculo, ma volevo togliere quello. Mentre ho detto del fatto del bengala. Ma da vieci di bengala. Mi volevo togliere il ciondolo, appunto, per evitare di spiegarlo così. Vabbè, io non ho corpi, come cazzo ti ammazzo? Non ho corpi, e quindi sono veramente nelle... Posso solo tenere lontano. Vabbè, scusate, faccio prima carica sta partita. Oddio, qual è? Il cuore. Salvataggi manuali, questo l'ho appena fatto. Scusa, senza munizioni, come cacchio l'ammazzo? E dico, le barzellette, stavo a cercare di capire le cose. Il problema è che me ne mancava uno, me ne mancava. In caso di punti di testa, ho dato informazioni, vabbè. Allora, intanto devo andare a prendere il ciondolo. Però aspetta, io sto cosa che mi salva la vita in queste circostanze non mi serve. Ah, sto a premere tutti i tasti, eh. Questo slot rapido qua. Allora, questa è ancora chiusa, anche se mi dà il simboletto da un'altra parte. Qui doveva esserci l'altro invece, eccolo. Another charm. Dai, cazzo sei, vaffanculo. Vieni qua. Avete? Vieni qua. Niente, non è che rimane molto stordito però, eh? Beh, ma sei uno stronzo. Porco Giuda. Adesso ti dovevi mettere a ricaricare la torcia. L'ha fatta, morì. Porco Giuda. Ok, allora, ritorniamo un attimo qua alla cassa che abbiamo visto prima. Quindi non è manco quella di cui c'ho la chiave, ma dove caspita sta? Allora, vediamo se riusciamo a ragionare un attimo in maniera più tranquilla ora, eh? E questo l'ho capito. Quindi, uno è qui. Qui ci abbiamo 3 più 3. E so 6. Roccia, albero. Sei abbastanza brillante? Quindi roccia, la prima è 6. Poi roccia e albero. Quindi due volte. Roccia, albero. 6 più 2? 8. Quindi è 6, 3, 8 forse. Vediamo un attimo. 6, 3... 8 no. Roccia, albero. 3, 3, 8. Che sto più? Non lo so. A meno che non c'è un altro di roccia che non vedo. Andiamo un attimo. 3, 3, 8. Niente. Il primo dovrebbe essere 6. Forse c'è un'altra roccia che mi sfugge. Che cazzo può sta, scusami. Roccia, albero, dice. Una roccia l'abbiamo trovata. Eccola. 7 meno 2. 5. Ok. Quindi è 6, 8, 5. 6, 5, 8 era. Possibile che non l'avevo provato? 6, 5... Ma mi pare di sì.
L'avevo provato. Mannaggia, miseria, era più facile di quello che pensassi. Sei uno di noi, io uno di loro? Ti cazzi tu, abbiamo seduto. Ok, ma ho aumentato anche gli slot, ma ci faccio poco e niente. Mi sarebbe piaciuto. Sarebbe piaciuta invece un po' più di colpi, in verità, ma non ce li ho. Cioè, mi ha dato i bengala e mi ha dato una bombola di propano. Una bombola a gas lanciabile esplode quando viene colpita, infliggendo gravi danni nell'area circostante. Sì, tutto molto bello, però. Slot rapido, piazzala qui. Io vado in giro con 11 proiettili, dannazione. Vabbè, dai, proseguiamo allora. Prima che arrivano qui i due di prima. Cioè, avevo capito come funzionava, ma io li mettevo nell'ordine sbagliato. Perché era roccia, roccia, albero. Io facevo... un'altra cosa, se vede. Allora, qui mi dà contenitore, ma abbiamo visto che è chiuso. Qui mi dà lucchietto, ma qui, pur avendoci lucchietto, non me lo dà. Quindi, non lo so. Pagine manoscritto l'abbiamo già lette. Sono quelle di prima. E voglio vedere un attimo al volo dove porta sta zona. Questo è sempre il fiume, quindi secondo me la cassa sta da ste parti. Noi abbiamo sempre una chiave di una cassa del fiume. Quindi se ci dice niente, non ci dice niente perché qui è finita. No, qua si sale però. Se ci dicesse fortuna di trovarla non sarebbe male. Contenitore là? Sì. Direi di sì. Dimmi che non c'è l'occhietto per cortesia. Ok, non ce l'ha. Ma non è questa. Non è questa però. Eccoli forse, perché ci sono gli stemmetti. O se no ci stanno le cose per potenziare le armi. Sicuro c'è qualcosa qui. Eccolo, un altro porta pranzo. Però uguale, non è questo. Guarda l'acqua increspata in basso. Il chiaro di luna danzava sopra ogni piccola onda come una marcia di luce scintillante. Da sole e al freddo mi abbracciai e sospirai, pensai a lui. Poi lo specchio lacuste si calmò e come una sorpresa spettrale lui era lì. Il suo volto che mi sorrideva riflesso nell'acqua. Guardai in alto, stentando a credere che fosse vero. Ma lo era, lui era lì. Il mio amore, il mio salvatore, il mio scrittore. Ok. Comunque ancora non ho trovato quella scatola di cui parlano. E di cui io ho la chiave, tra l'altro. Allora, sta cosa dove mi porterebbe? Mi riporterebbe sopra. Ma io dove dovrei andare praticamente? Torna a Breakfall. Quindi devo ritrovare al parcheggio. Devo andare qui. Questa mi servono le tronchesi, di cui io non ho. Però il tizio che avevo visto prima ce l'aveva a mano. Lo porta a sto posto. Il problema è che è un casino. Veramente un cacchio di labirinto. Ma sta zona non l'avrò controllata bene. C'ho delle chiavi del torrente. Torrente qua. C'è qualche cosa qui che mi sfugge, tanto sicuramente dovremmo tornarci qua. E come ci vado al parcheggio? Devo andarci da quest'altra parte e poi fare la scorciatoia classica, quindi devo tornare indietro. Sì, devo tornare indietro. E poi devo prendere la scorciatoia. Allora, già che c'è un filino più dei proiettili, questa cosa non mi dispiace. Non credo sia qui però. Infatti questo è il vecchio emporio, quindi no, devo girare di qua. E devo impratichirmi di più con i... Marco Giuda. Proprio qua stava aspettando sto stronzo. Cerchiamo di evitarlo perlomeno. Evito di combatterlo. Corri, ma non mi rompere le scatole per cortesia, se riesci. Niente. Non mi pare intenzionato. Tu vattene. Spero che non mi insegua pure qua su. Ah, posso chiudere sta porta? Chiudere un attimo. E porco Giuda. Che cazzo. Ok. Così almeno se dovesse passare
Tanto ci abbiamo la chiave noi. Vabbè. Quindi, comunque sia, gli obiettivi quelli principali e quello secondario l'abbiamo portato a termine. C'è sta cassa che dobbiamo trovare, però. E soprattutto... Allarme qua. Scusi. Allarme che suona. Chiari segni, ma la missione? Questa l'abbiamo già letto. Warning. Rilevata attività. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Infatti sì, Casey, che vuol dire? What exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Sì, decisamente. Vabbè, la torcia possiamo pure togliere per il momento. Quindi stanno rilevando che sta succedendo qualcosa a Control Lake, e quindi lì c'è l'avviso. Ho scelto la parte in cui poi si sarta. Vabbè, uguale, dai. In teoria qui è il parcheggio. E infatti stanno qui. Salve. Eccomi. Allen, è finito, scusa. Direi di sì. Ah, l'ha messo dietro. Andiamo, va. Torniamo in città. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there. And then we'll talk properly. Certo che è sempre buio, dannazione. Cioè, non ho mai visto il giorno qui, eh. È giusto a inizio. Before you see anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? Che t'ha avvisato? I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. La figlia che è scivolata e per poco annegava. Io. Che devono bene in sincrono questi, scusi. Ma perché sta cosa? Sì, si era un po' inquietanti, però, Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch.
Sta un po' scocciato, eh? Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Occhio qua, luce. Occhio. I remember. Okay, oh. Okay. Caso dei punti di interesse vengono raccolti. Ok. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Quindi non so dove siamo in questo momento. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo anche salutare qui, perché altrimenti andiamo tremendamente lunghi. Ora stavo veramente comandando siamo nei panni ovviamente di Alan, e vedremo insomma la sua storia in questo momento. Quindi direi di fermarci. Io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.